Dopo qualche anno ritorna al cinema Silvio Muccino, più maturo e più consapevole di sé, con Le leggi del desiderio. Lo fa come attore, interpretando un carismatico trainer motivazionale dal nome Giovanni Cantone, che aiuta le proprie cave a raggiungere i propri desideri. Ma lo fa anche come regista, dirigendo attori come Maurizio Mattioli, come Nicole Grimaudo e come Carla Signoris. Tutto questo è appunto Silvio Muccino e Le leggi del desiderio. Qual è il tuo desiderio? Call me crazy if you please. È un successo incredibile. Nel giro di poche settimane il libro di Giovanni Cantone, Le leggi del desiderio, è andato praticamente esaurito. Voi avete paura di prendervi quello che vi spetta! Selezionerà tre tra tutte le persone che parteciperanno ai casting di domani. Sto cercando persone disposte a tutto. Questo è il momento di tirare fuori le palle! Lo porterà a conseguire i successi che loro desiderano. Ho perso il lavoro da un anno. A me me la devi dare una possibilità, una! E lei che cosa che scrive? Romanzi d'amore. L'ultimo che ho scritto si intitola Penetrami con forza. Ma che mi fissi? Ti sei infognata nel cliché amante del capo. Quando le parli di noi? Presto. Tu sarai la mia concorrente numero uno. Lo farai per amore. Da cosa è nata la passione di questo soggetto, di queste leggi del desiderio? Beh, è nata da un'idea di Carla Evangelista, che un giorno mi ha portato il suo computer, ha aperto il desktop e mi ha fatto vedere un video da YouTube, un video su Anthony Robbins, che è il più grande life coach al mondo, veramente uno riempie gli stadi. E facendomi vedere questo spettacolo incredibile di quest'uomo che era la metà tra uno showman e uno sciamano, un funambolo, un profeta e un uomo d'affari, lei mi ha detto: questo sarà il tuo prossimo film, il tuo prossimo personaggio. E mi ha molto colpito questa cosa, perché in effetti in quella figura io ho riconosciuto una fotografia precisa dell'Italia, del momento che stiamo vivendo, per raccontare la crisi da un altro punto di vista. E soprattutto mi interessava perché è un personaggio che comunicava grande passione, grande ottimismo, grande speranza, e in questo momento ne abbiamo veramente bisogno. Ma perché pensi che si possa scrivere il successo? Cioè, se qualcuno fosse venuto a te tempo fa e ti avesse detto: sai, c'è un modo per poter arrivare al successo, tu ci avresti creduto? No, onestamente non ci avrei creduto, e queste regole del successo nel film ne parlo, le descrivo, le racconto. Poi c'è e ovviamente poi lo sviluppo, anche in crisi, sì, infatti. Perché credo che in realtà il successo, in cui io personalmente credo, sia dato dall'imparare a misurarsi con la nostra parte umana, con le nostre fragilità, con le nostre debolezze, che sono quelle che veramente ci rendono poi unici, forti e veri. E credo che questa storia, in qualche modo, attraverso Giovanni Canton e i suoi veri protagonisti, che sono Nicole Grimaudo, Carla Signoris e Maurizio Mattioli, è più un viaggio verso un ideale successo che poi però ci riporta a noi stessi. A ritrovare a se stessi. Sì. E tu sei ritornato a trovare te stesso qualora ti fossi un tempo fa un po' perso, no? Ma io sicuramente ho avuto la fortuna di avere successo molto, molto piccolo, e questa cosa qui è stato come un cavallo molto difficile da domare, che a un certo punto mi ha proprio dato una botta e mi ha fatto cascare. E ho approfittato in realtà di quel momento in cui potevo scegliere se continuare a lavorare e a cavalcare, a provare a cavalcare quel cavallo, oppure fermarmi e cercare di capire cosa volevo e confrontarmi anche con quelle fragilità, con quelle che abbiamo tutti noi, e conoscermi. E mi è servito, e forse questo film è proprio il risultato, è il figlio di quel momento. Ok, ti ringrazio. Grazie a te, grazie. Molla i panni di Bridget Jones, Matilde, e inizia a indossare quelli di una donna indipendente e sessualmente determinata. Non è molto il mio genere. Dobbiamo eliminare questa aria sciatta e rassegnata da vecchio pensionato e trasformarti in uno squalo. Che sa leggi, necrologi? Fra poco ce ne sarà uno in più, è il mio. Tu, Luciana, sei Dottor Jekyll e Mister Hyde, e io voglio mostrare al mondo quell'anima rock e trasgressiva che metti nei tuoi libri. Salve, Luciana. E allora attenti a quello che desiderate, perché qui con me oggi lo potrete ottenere! Stars fading, but I linger on this.
chi eravamo prima. Noi siamo stati una parte di bugia e una di verità. Forse anche tu devi capire qual è il tuo desiderio.